Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Questo, come avete letto dal titolo, spero che sia l'ultimo vlog, l'ultima uscita di questo lockdown 2021. Semplicemente, ora mi riallaccio un attimo ad un mio video uscito qui di recente sul canale sul concetto di shoot locally, no? Di conoscere la propria zona e fotografarla e trovarne le bellezze che spesso vengono un po' offuscate dalla routine quotidiana. Tutto molto bello, e anzi devo dire che questo periodo di lockdown mi ha anche aiutato a riscoprire dei posti a livello fotografico che sinceramente non pensavo potessero offrire niente. Invece ho fatto non le foto del secolo, ma qualche foto di cui sono molto contento. Dall'altro lato però è vero anche che comincio a non farcela più, nel senso ho voglia di tornare a viaggiare almeno qui in Toscana, rivedere le colline della Val d'Orcia, rivedere il mare della costa livornese, eccetera eccetera. E niente, questo dovrebbe essere, incrociando le dita, perché vi sto parlando adesso, sto registrando il video, siamo a metà aprile, seconda metà di aprile, dovrebbe essere l'ultimo vlog, diciamo, da recluso, per poi ritornare un pochino a viaggiare e a scoprire qualche bel posto della Toscana, come è sempre stato in questo canale, insomma. E stamani sono in un posto a me molto molto familiare. Ho sempre pensato che ci potesse essere una composizione qui da queste parti, in mezzo a tutti questi ulivi, e quando ho visto le luci della casa, della villa lì sullo sfondo accese con tutto il cielo tipico dell'ora blu, mi sono detto: questo è uno scatto da fare. E non so se poi magari quando salta sul sole ne troverò altri, ma al momento questo mi piace. Sto facendo un bracketing di 5 scatti a f11 ISO 104 secondi come scatto di partenza, anche se credo che con massimo 2 scatti qua riesco a fare una multiesposizione, quindi un blend in Photoshop. Se avete bisogno di avere un pochino di familiarità col concetto di blend e di multiesposizione, vi rimando al video qua in alto. Ora, proprio mentre parlavo, mi sono reso conto di un errore che avevo fatto nella composizione. Ora, questa è una cosa molto importante. A volte spostarsi anche di pochi metri, ma a volte di pochi centimetri. In questo caso mi sono spostato veramente di un metro, perché ero lì accanto allo zaino e adesso sono qua. Ora vi faccio vedere lo scatto di prova qui accanto, in modo da avere un confronto con lo scatto finale. C'era un ramoscello di un albero di ulivo che si intersecava con l'orizzonte e invadeva il campo del cielo. Allora, riempire il cielo con foglie, rami, eccetera eccetera, qualsiasi cosa che diciamo entra e invade lo spazio del cielo in una foto, secondo me deve comunque essere fatto in maniera decisa e con un intento, ok? Che ne so, ho un cielo completamente bianco, vuoto, senza nuvole, posso provare a riempirlo con qualche cosa, come ho fatto per esempio in passato in questa foto che vedete qua accanto, scattata nel Chianti. Cielo poco interessante, ho provato a incorniciare la foto, la scena, con qualcos'altro e coprire il cielo vuoto. In questo caso invece era soltanto un pezzettino di albero che andava a sbucare sul cielo. Quello dà noia, perché è una qualcosa che si vede che è un errore, perché non è fatto con intenzione, non ha senso per essere lì e schiaccia la prospettiva. Mentre invece adesso, venendo leggermente più in su, ho riportato tutti gli alberi di ulivo allo stesso livello, no? Come se fossero tanti livelli, tanti layers nella foto. È tutto molto più profondo, più dinamico, e non c'è quel
quella fonte di disturbo, e il cielo a questo punto è libero, cosa che, tra parentesi, mi aiuterà anche quando arriverò a casa a fare il blend di questi due scatti e prendere uno scatto per il cielo e uno scatto per esporre invece correttamente il primo piano, la terra. Ecco che ci siamo. Ora non potete vederlo dal video perché sicuramente è troppo chiaro, magari metterò un video adesso a parte, ma finalmente il cielo sta iniziando a prendere qualche colore e le luci accese della villa sono sempre accese, quindi gli dà quel tocco in più, no? Quel punto focale dove l'occhio va a collocarsi, diciamo, che rende tutto più interessante. Quindi speriamo che il colore aumenti un po' e che le luci rimangano accese perché gli dà un bel tocco, secondo me, a questa scena. Speriamo, incrociamo le dita perché veramente il cielo è tutto sereno, tranne che nel punto in cui sto scattando. Quindi le nuvole ci sono, potrebbero cominciare a colorarsi. Speriamo che regga e che non ci sia niente, nessuna nuvola, diciamo, all'orizzonte, dietro l'orizzonte qui sulla sinistra, che blocchi tutto il colore. Se tutto questo succede, abbiamo una buona foto. Almeno credo e spero. Dunque, è stata una bella mattinata, i colori tenui, gradevoli, quasi pastello, no? Che a me piacciono molto. E credo di aver scattato anche un'altra foto buona, se l'ho fatta, voi l'avete già vista, che si trovava dall'altro lato del campo e c'era, l'avevo sempre notato io quest'albero, l'avevo sempre notato. Ma essendo venuto qua sempre più o meno al tramonto, o a mezza giornata, non aveva mai la luce giusta. Invece oggi all'alba, con una bella luce laterale, era molto molto bello. Quest'albero morto, secco, in mezzo invece era tutta la vegetazione. E secondo me poteva essere un bellissimo scatto un po' minimale, no? E spero che vi sia piaciuto, insomma. Beh, a questo punto mi avvio verso i boschi per vedere se trovo qualcos'altro da fotografare adesso che c'è un po' di luce e se no, pazienza, insomma è stata una bella mattinata così. Io vi invito a lasciare un commento, un mi piace e iscrivervi al canale soprattutto per i prossimi contenuti che finalmente, si spera, ricominceranno ad arrivare un po' da tutta la Toscana e oltre, speriamo, finito questo maledetto lockdown. E
ringrazio ancora e ricordatevi anche, dimenticavo, di dare un'occhiata al mio sito dove sono sempre presenti tutte le iniziative, i videocorsi di fotografia e post-produzione e i prossimi workshop in programma in Toscana. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima. Ciao!